45. Un modo di completarlo. Scuola del Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, a cura di VB. Dali. Comprendiamo, figli, che questo insegnamento possa procurarvi un maggiore impegno, una più intensa applicazione per seguirlo. Ebbene, taluno di voi può rimanere smarrito da questo nuovo modo di presentarvi la realtà, ma pure il rimanere nell'insegnamento quale voi fino ad ora avete conosciuto significa ripetere cose che, se le avete già capite, non comportavano una necessità ulteriore di ripeterle, e se ancora non le avete capite, ciò significa che nessun'altra ripetizione poteva farvele intendere. Ebbene, figli, noi dobbiamo quindi ampliare, lasciare il vecchio, vecchio del resto utilissimo, che noi non abbiamo smentito, con il quale non siamo in contrasto per andare avanti, nella comprensione della realtà. Lasciando questo vecchio, noi vogliamo portarvi ad una concezione della realtà tutta affatto diversa. Le sedute cosiddette appunto spiritiche, le riunioni nostre, figli, hanno subito moltissime critiche. I fenomeni fisici sono stati criticati e anche gli insegnamenti. A proposito dell'insegnamento, fu detto che ciò che noi vi dicevamo, il mondo che noi vi rappresentavamo, l'aldilà ad esempio, non si discostava molto dalla realtà fisica. E questo era dovuto all'inconscio vostro che, abituato ad un mondo fisico, dovendo immaginare un mondo ultraterreno, per quanti sforzi facesse, non riusciva a distaccarsi dagli schemi che conosceva. Così la vita nel piano astrale, ad esempio, è simile alla vita del piano fisico per questa impossibilità dell'inconscio, autore delle sedute medianiche, di immaginare qualcosa di diverso dalla vita del piano fisico. Ebbene, figli, quanto questa obiezione sia poco probante per coloro che ritengono le riunioni medianiche frutto di intervento di trapassati, non v'è bisogno di sottolinearlo. È tanto poco probante, forse meno probante, di quanto non sia la tesi spiritica per coloro che agli spiriti non credono. Ma questo è un discorso che noi facciamo per inciso. Questo nuovo insegnamento non deve mostrare agli increduli che le voci sanno immaginare condizioni di esistenza, realtà, ben diverse da quella fisica. Questo nuovo insegnamento, invece, deve portare voi ad immaginare nuovi modi di esistere, nuove condizioni di vita, deve spingervi ad aprire la vostra mente. Continua.